uno degli errori che noi abbiamo rilevato in Marche Marche, e testimoniato anche dalle due società che hanno fatto le due diligence e le analisi varie della situazione, Pricewater e KPMG, dicevano che nell'ultimo periodo la banca si era spinta a, in modo espansivo, ad aprire sportelli dovunque, anche in altre regioni che non erano i territori, diciamo, di competenza, dove conoscevano le imprese, dove avevano la capacità di reperire informazioni anche su imprenditori e denaro, era arrivata ad avere oltre 300 sportelli, che per una banca locale è qualcosa di veramente molto significativo. Siccome il retail è qualcosa che costa tantissimo nel bilancio, incide tantissimo nel bilancio delle banche, in qualche modo il fatto di avere una cultura diciamo di impieghi molto aggressiva ha fatto sì che l'esposizione della banca fosse altissima. Peraltro nelle analisi che noi abbiamo fatto, che vi risparmio perché anche nella cosa è più lunga, ma è interessante perché si legge anche rapidamente, la banca ha concentrato il suo rischio tutto su un sistema, quasi gran parte sul sistema immobiliare, e di quel rischio la gran parte è, diciamo così, prestato a pochissimi soggetti, sempre gli stessi, quindi legandosi mani e piedi al settore immobiliare e a pochissimi soggetti di mercato. Questo ovviamente ha aumentato a dismisura il rischio di deterioramento del prestito, del credito, fino a portare piano piano a livelli di sorveglianza di rischio i propri bilanci, fino a che Banca d'Italia non l'ha commissariata nel 2013, e dal commissariamento in poi sono stati fatti vari tentativi di salvataggio con FOSPA, con il fondo interbancario, più soggetti di mercato sono stati chiamati a reperire in qualche modo e mettersi in gioco per il salvataggio della banca, ma nessuno si è fatto avanti in modo serio e costruttivo. E ovviamente ogni revisione del bilancio aumentava e aggravava la dimensione del buco, in qualche modo del deterioramento del credito, fino ad arrivare all'insolvenza dichiarata dal Tribunale di Ancona quest'anno. E dall'insolvenza che cosa è nata? È nata la Bad Bank, che ha, secondo i requisiti del decreto approvato lo scorso anno, che è diventata una banca che non ha la licenza per fare banca, ma è, diciamo così, il concentrato di tutti i crediti deteriorati, con tutti i crediti e con tutti anche il patrimonio legato al credito deteriorato, che in qualche modo deve essere venduto. E in questo sono aperti e ci sono attivi vari canali di discussione con il Fondo Atlante, con il Fondo Atlante 2, che sono stati fatti dal sistema bancario italiano proprio per fare gli acquisti dei crediti deteriorati. Questo che vi sto dicendo è qualcosa che è veramente di attualità, cioè stanno capitando in questi giorni i fenomeni di cui stiamo parlando. Quindi è interessante perché tra l'altro è la prima volta che ci sono quattro banche di risoluzione in Italia, e oltre alle quattro bad bank che sono soltanto, diciamo, i crediti deteriorati, il decreto approvato lo scorso novembre dell'anno scorso, che cosa ha previsto? Ha previsto che dalle quattro bad bank nascessero quattro good bank, cioè banche ponte con una licenza temporanea di fare banca, depurata dal credito deteriorato, quindi dal gravame che questo derivava, e che dovevano essere rivendute. Una cosa molto interessante, abbiamo scritto nelle conclusioni, è che dovevano essere vendute a maggio e non sono state vendute. E dovrebbero essere le banche più sicure che ci sono in Italia, insomma. E dovrebbero essere le banche più sicure in questo momento, ma purtroppo, questo è un dato di realtà che non diciamo nulla di male, pur essendo state ripulite dai debiti, in un anno di vita hanno già creato nuovi crediti deteriorati. Questo a dimostrazione che il sistema del credito è cambiato tantissimo, la pericolosità che sta alla base del rapporto del creditizio è aumentata, e nonostante gli investimenti sono stati fatti in modo ancora più prudenziale, quindi il prestito è in modo prudenziale, coloro che hanno avuto soldi, imprese o famiglie, anche dalla nuova banca, quindi senza crediti storici, debiti storici, già hanno costituito nuovi deterioramenti. La gran parte ancora deriva dall'edilizia, ma c'è un deteriorato che viene anche dalla piccola media impresa. E ovviamente questo fa il paio con quello che dicevo all'inizio, cioè la poca propensione delle banche in questo momento a prestare soldi alla microimpresa.
perché appunto il rischio è ancora molto alto di non perfezionare, diciamo, la restituzione, e questo ovviamente danneggia in modo gravissimo il nostro territorio, più di altri, perché la nostra impresa, il nostro territorio economico è fatto di microimpresa. Oh, è chiaro che in tutto questo ci sono alcuni passaggi più gravi e più importanti da comprendere. Le cose su cui abbiamo fatto un focus molto interessante, che penso vi possano interessare anche a voi, dal punto anche del così esempi di managerialità di business, sono due fenomeni, due passaggi che io ho messo nel libro di grande rilievo. Il primo è l'aumento di capitale del 2012. Questa società, nell'ultima fase, diciamo, in cui era gestita in modo ordinario, ha esercitato sul mercato una chiamata di denaro attraverso l'aumento di capitale, e sei mesi dopo è stata commissariata. Quindi, visto che studiate anche i sistemi di sorveglianza, le regole di sorveglianza, capite bene che in quel momento il mercato è stato chiamato a investire su Banca Marche, e sei mesi dopo gli stessi soggetti di controllo, garanzia e sorveglianza l'hanno commissariata. Questo ovviamente è un passaggio storico che ha aperto grandissime discussioni anche in commissione, perché noi abbiamo ascoltato i vecchi commissari, abbiamo ascoltato i liquidatori, abbiamo ascoltato i manager della banca, che tra l'altro molti dei quali sono anche sotto processo, indagati, quindi è stata un'attività anche abbastanza delicata che abbiamo svolto, ma per ricostruire i passaggi. E la stessa vicenda e gli stessi fatti vengono letti in modo diverso e opposto a seconda di chi li racconta, perché per chi era allora amministratore dice: noi abbiamo tentato il più possibile di reperire denaro perché credevamo che con qualche centinaio di milioni di euro la banca ancora si poteva salvare. Dall'altra parte dice, chi l'ha presa dopo, dice: è stato fatto un maldestro tentativo di indebitamento ulteriore che era irresponsabile e che va sanzionato, tanto che Consob e Banca d'Italia poi provvederanno, e te l'ho raccontato, a fare sanzioni agli amministratori con multe economiche. Ovviamente questo non è nulla rispetto a quello che è stato il danno reale per i consumatori e per gli obbligazionisti. L'altro fenomeno molto interessante, sapete che quando c'è un aumento di capitale, Banca d'Italia, a cui la società, la banca chiede l'autorizzazione per fare l'aumento di capitale, prima di concedere quell'autorizzazione chiede a Consob, che è il comitato di controllo sulla borsa, di verificare i prospetti informativi. E quindi in questa vicenda viene chiamata responsabilità sociale, quantomeno, il sistema di sorveglianza e di controllo sulla borsa, perché dice quel prospetto informativo attraverso il quale, leggendo il quale i consumatori hanno aderito, hanno messo i propri soldi su quell'aumento di capitale, probabilmente non era adeguato, o perlomeno la informazione sui rischi non era adeguata. Da questo sono nate anche diverse azioni legali, ovviamente in corso, quindi di soggetti che hanno acquistato, che hanno aderito all'aumento di capitale contestando il prospetto informativo Consob sul rischio. Quindi quello è un passaggio molto interessante, una cosa che secondo me anche dal punto di vista accademico va studiata, perché è un fenomeno che ci riguarda e che è un modello di studio anche di cosa non fare quando si gestiscono le banche. Poi c'è un altro fenomeno che è molto più diciamo così, più territoriale, più interessante per come potrebbe essere gestita diversamente. Nel 2008, diciamo, la crisi più o meno iniziata, ma sicuramente quando alcuni indicatori economici facevano già capire che la banca era particolarmente appesantita dai crediti deteriorati, arrivarono agli azionisti di maggioranza della banca due offerte vincolanti. Una da Crédit Agricole francese e l'altra da BPER, Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Queste due offerte vincolanti hanno proposto agli azionisti, quindi alle fondazioni che erano Fondazione di Iesi, Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro e la Fondazione della Cassa di Risparmio di Macerata, e che dal 94 in poi hanno in qualche modo gestito come azionisti di maggioranza il Consiglio di Amministrazione, erano i dominus della banca, hanno offerto centinaia di milioni di euro, non ricordo la cifra precisa, ma centinaia di milioni di euro per poter vendere il loro pacchetto di azioni, che oggi vale zero.
Ovviamente l'interrogativo col senno di poi è: se quella volta le fondazioni avessero aderito a quella offerta vincolante di acquisto, probabilmente la storia sarebbe andata in un'altra maniera. Le fondazioni si sarebbero trovate centinaia di milioni di euro nel loro patrimonio attivo e avrebbero continuato la loro attività sociale di finanziamento, di erogazione, senza correre rischi di mercato. Probabilmente nel 2008 la banca veniva messa in mano a soggetti di mercato con un'expertise, un know-how che avrebbe magari in qualche modo forse sterzato il timone della banca stessa, e sicuramente o probabilmente il film sarebbe andato in un'altra maniera. Questa è una di quelle due cose che the sliding door, cioè una di quelle cose che viste con il senno di poi avrebbe potuto cambiare la storia di quella banca. Sicuramente allora, in modo particolare Cassa di Risparmio, Fondazione Cassa di Risparmio Macerata, non volle lasciare il dominio sulla banca, e quindi dice: no, qui comandiamo noi, la banca è la nostra, si fa come diciamo noi. Questo che cosa ha prodotto però all'azionista, ad esempio? Per le regole sull'azionariato bancario, non aderendo gli azionisti principali all'acquisto, i piccoli azionisti non hanno potuto aderire a quell'acquisto di vendita, perché era vincolante per tutto il pacchetto. E quindi se le fondazioni del 2008 avessero venduto le loro azioni, i loro pacchetti azionari alle due offerenti, i piccoli azionisti, per le regole appunto della Consob e della Banca d'Italia, avrebbero potuto aderire con lo stesso importo, con lo stesso prezzo stabilito da quell'offerta alla vendita. E immaginate voi quanti piccoli azionisti significa comunque avevano anche centinaia di migliaia di euro fino a qualche milione d'euro, piccoli azionisti di banca banca, che avevano azioni che oggi non valgono più niente. Quindi immaginate, stiamo parlando di gente che ha perso tutto e aveva magari miliardi investiti lì, milioni di euro investiti. Quella volta, pur volendo aderire, non ha potuto aderire. E quindi c'è un altro interrogativo che in qualche modo riflette anche sulle normative, sul sistema delle banche, sull'opportunità che fondazioni bancarie abbiano pacchetti di azioni così rilevanti e partecipano al mercato diretto. Quindi voglio dire, una panoramica molto interessante. Dal punto di vista sociale, che è una delle cose che più ci interessa, c'è da dire questo, che in questo momento c'è una grandissima preoccupazione, penso che se parlate con chiunque lavori in Banca Marche ve lo può confermare, una grandissima preoccupazione perché le organizzazioni sindacali, che io ho incontrato più volte tra l'altro, hanno visto reiterare la proroga della concessione bancaria della nuova Banca Marche, che è una banca ponte, sapete che la loro licenza è temporanea, quindi in ogni caso scade. Se le offerte di acquisto non si dovessero perfezionare, quelle banche falliscono con il sistema della liquidazione bancaria, della liquidazione societaria, e siccome tutti i dipendenti, sono 3.000 persone, sono nelle Marche di Banca Marche, c'è una grandissima preoccupazione, ma forte. Ma sono anche preoccupati dal fatto che l'acquisto, che non è mai avvenuto finora, e quindi è evidente che il mercato non ha interesse ad acquistare la nuova Banca Marche, perché se avesse avuto interesse in qualche modo l'avrebbe già fatto. Prego. Come mai manca questo interesse? Voi vi siete dati? Ovviamente, è un atteggiamento speculativo. Finito il lavoro della commissione, che è finito molti mesi fa, io diciamo così, mi sono interessato a questo tema e l'ho approfondito, però non ha valore scientifico, cioè il mio pensiero. No? Il mio pensiero è questo: intanto questo salvataggio 20 anni fa sarebbe stato fatto in un attimo, anzi avrebbero fatto a gara le banche per comprarsi Banca Marche. Oggi tutto il sistema bancario è molto ingessato ed è in grande sofferenza, per cui dice: c'ho i guai in casa mia, non posso andarmi a prendere quelli degli altri. Primo problema. Secondo problema, Banca Marche ha 3.000 dipendenti, la maggior parte dei quali sono quadri e hanno un costo finito per la società altissimo, e chiunque acquistasse la banca sa che il disequilibrio finanziario di bilancio sul personale è alto, e quindi chi viene a comprarsi la banca la prima cosa che deve fare è una violenza sociale, cioè licenziare centinaia di persone, che ovviamente
sia rispetto a tutto il panorama che abbiamo fatto prima della crisi del sistema impresa, micro impresa, del sistema bancario, ci si aggiunge migliaia di persone che comunque fanno parte della classe media, della società benestante della nostra regione. Non stiamo parlando di Fincantieri che licenzia 100 manovali, che comunque è grave a prescindere, ma è il ceto medio che ne riceverebbe un colpo durissimo da questa cosa. E ovviamente questa è la verità, cioè oggi le banche sono in difficoltà per conto di loro. Sanno, chiunque fosse interessato sa che prendendole si troverà a fare macelleria sociale e quindi si guardano bene dal farlo, perché il giorno dopo si scatenerebbero tutti i sindacati per dire: bene, chi è il nuovo proprietario? No, cercano un interlocutore che in questo momento non c'è. Quindi scusi, dottore, il prossimo termine perentorio per l'acquisto è la fine dell'anno, 31 dicembre. Sì. Dopodiché la banca ha messo. No, io credo che ci sia, che ci siano in corso delle offerte. Ci sono in corso delle offerte. Però, vanno molto lente perché allora credo che abbiano avuto accesso al data room che la banca ha costituito, cioè sapete che quando c'è una vendita di una banca, comunque di una liquidazione, una cosa, la banca crea una data room, significa una stanza con i dati, no? E quindi chi ha avuto accesso alla data room sono state BPER e UBI. Almeno quello che so io, però non ho, potrei sbagliarmi, questo non ho, cioè quello che sento dire, non lavoro lì dentro. E quindi questi due soggetti sono gli unici che probabilmente, la cosa che farebbe veramente arrabbiare, permettetelo, è che se BPER era la stessa che nel 2008 l'avrebbe comprata per 300 milioni di euro, oggi la compra investendo zero, cioè la prende gratis. Non so se vi prendete conto, la prende zero. Ma aspetta, ma non la prende ugualmente, perché dice: siccome il sistema non me li dà i soldi per pagare i dipendenti, io non ho bisogno di prendere tutta Banca Marche. Avrebbe interesse forse a una parte degli sportelli. Quindi qual è il rischio? Che alla fine il sistema bancario faccia un accordo per, diciamo così, spacchettare, anche se è brutto come termine, gli sportelli, dicendo: quelli che afferiscono la zona nord delle Marche interessano al credito emiliano, così si espande a sud. Quelle che interessano, faccio un esempio che non è, quelle del sud delle Marche interessano la Banca Popolare di Bari, quindi ci sia un spacchettamento del sistema bancario, che in ogni caso vedrebbe il licenziamento o comunque l'accompagnamento alla pensione, speriamo, per tantissime persone. Quindi è un fenomeno, insomma, dai, che continua a divenire, ha una incidenza sociale, storica e anche politica molto importante, perché non dimentichiamo che alcune delle fondazioni erano di emanazione politica, quindi in qualche modo anche sulla politica, sulla responsabilità politica territoriale c'è da interrogarsi, perché poi sono fenomeni che in qualche modo forse non sono stati gestiti anche con l'adeguata competenza, con l'adeguata esperienza, e che purtroppo riguarderanno invece comunque noi, a prescindere, riguarderanno molto i consumatori e i cittadini. E il secondo livello di responsabilità di conseguenze, come vi ho detto prima, è che ci sono, eravamo abituati ad avere le fondazioni nel nostro territorio che erano un valore aggiunto, l'università, voglio dire, ha avuto con le fondazioni tantissimi benefici, tantissime borse di studio, tantissimi investimenti, e anche queste sono venute meno, purtroppo. Quindi in questo c'è un secondo livello di decadimento, di responsabilità che fa riflettere. Ovviamente sapete anche che ci sono 37 persone indagate dalla Procura di Ancona, quindi sì, la vicenda è di interesse anche della magistratura, quindi è difficile anche tirare delle conclusioni sulle responsabilità, perché le responsabilità sono diverse. Sicuramente ci sono alcune responsabilità penali, ma ci sono anche responsabilità manageriali di incapacità, di ritardi su alcuni tentativi. Il credito fondiario ad esempio è stato coinvolto, ma è stata coinvolto in modo sbagliato forse, e anziché aiutarci alla fine è stata una perdita di reputazione in un momento delicatissimo, e quindi in qualche modo ha aggravato invece di essere un sollievo. Questa è un po' la storia che noi abbiamo cercato di narrare, sperando che ci sia un interesse almeno nel conoscerla e nell'approfondire un fenomeno che ci ha coinvolto direttamente. Spero di essere stato anche esaustivo, se mi piacerebbe magari anche se qualche domanda per...